Parafrasando l'inizio di un famoso libro, potrei dire che uno spettro si aggira per l'Europa ed è lo spettro della democrazia. Democrazia significa governo del popolo. La partecipazione del popolo al governo della Repubblica non è sempre stata scontata. Nell'antica Roma, per esempio, vi era una oligarchia che pretendeva di guidare la città e di stabilire il diritto, escludendo la gran parte dei cittadini. Ci vollero molti conflitti per affermare il principio che il potere sovrano spetta al popolo e dunque che il diritto da applicarsi lo decide il popolo. Così nasce la sovranità popolare, intimamente connessa con la democrazia. Nasce una precisa idea di Stato, frutto di un contratto fra i cittadini, per realizzare l'utile comune nella condivisione delle regole fondamentali, dunque la libera adesione dei cittadini. E le funzioni originarie dello Stato sono due sostanzialmente, la difesa verso l'esterno e l'ordine interno, la difesa dell'ordine interno. Se lo Stato non adempia queste due funzioni, perde gran parte della sua ragione d'essere. Partendo da queste riflessioni su questa esperienza e anche su Aristotele, ci sono quattro figure centrali nella definizione del moderno pensiero democratico. Marsilio, nato e formatosi nel libero comune di Padova, Althusius, il campione del calvinismo repubblicano, Locke, l'ideologo della gloriosa rivoluzione inglese, Montesquieu, il teorico della divisione dei poteri, e aggiungerei con molta prudenza Rousseau, il precursore della rivoluzione. Siccome lo Stato, secondo questa tradizione democratica, nasce dall'idea di un patto fra i cittadini per una comune reciproca utilità, la sovranità del popolo è sempre stata intesa come sovranità dei cittadini di quello Stato, non come sovranità dei abitanti del mondo. Lo Stato non è una ONG di beneficenza universale, ma è finalizzato al soddisfacimento di interessi concreti dei suoi cittadini. La Costituzione italiana ha fissato il principio della sovranità del popolo nel suo primo articolo, legandolo indissolubilmente al principio di democrazia intesa in senso classico. Strettamente connesso con il principio democratico è il principio della divisione dei poteri. Il governo amministra, il Parlamento detta le norme, i giudici le applicano. In ogni paese democratico ad un governo forte corrisponde un Parlamento forte. In ogni paese democratico la magistratura è sia autonoma, ma per applicare la legge, non per sostituirsi al legislatore. Bouche de la loi la definiva Montesquieu. Persino in Gran Bretagna il giudice si piega davanti alla sovranità del Parlamento. Se il tema della libertà è stato negli ultimi decenni del XX secolo il grande tema del dibattito politico, io credo che il secolo XXI si apra con la grande questione della sovranità popolare, ossia l'essenza della democrazia. La sovranità del popolo viene messa sempre più a rischio da una serie molteplice di fattori, per citarne alcuni: un certo modello di Europa in cui decisioni vitali per i cittadini sono prese da organismi non rappresentativi, l'affermazione di un generico diritto universale a migrare, calpestando il diritto dei cittadini di essere padroni a casa propria, giganteschi fondi sovrani di cui si parla troppo poco, che possono far cadere governi o destabilizzare economie, l'iperfetazione della cosiddetta teorica dei diritti umani, nuova religione di uno Stato etico, l'oppressione fiscale, l'oppressione burocratica che trasformano il cittadino in suddito. Per venire all'Italia, riforme come la riforma costituzionale, la riforma della legge elettorale, per venire sempre all'Italia il fatto che le decisioni del popolo, nell'unico strumento che ancora di democrazia diretta esiste, cioè referendum popolari, non sono state applicate. Penso all'abrogazione dei ministeri, Ministero della Sanità, il Ministero dell'Agricoltura, che dovevano essere aboliti da tempo, il canone Rai, banalmente, su cui i cittadini italiani si erano espressi molto chiaramente. Penso al fatto che viene disatteso il principio di sussidiarietà con la compressione delle autonomie. Non serve citare qua i Naudi, no? Via il prefetto, la democrazia nasce, la sovranità del popolo si alimenta proprio dal territorio, dall'autogoverno. Qui mi dedicherò però a un problema particolare, il rapporto fra giudici e legge. Lo scontro magistratura-politica è stato
impropriamente rappresentato come un problema di indagini giudiziarie sulla politica. La magistratura faccia il suo dovere e faccia le indagini opportune. Non si è invece adeguatamente riflettuto sul fatto che vi è una questione molto più rilevante, cioè una tendenza della magistratura, di una magistratura divisa per correnti politicizzate, a trasformarsi in autonoma fonte del diritto, decidendo da sé della costituzionalità delle leggi e dunque arrivando a disapplicarle. C'è una sentenza esemplare della trasformazione in atto, ed è Cassazione 4184 del 2009. Vi pregherei di ricordare questa sentenza della Cassazione perché, cito testualmente, rivendica la giurisprudenza normativa quale autonoma fonte del diritto. La giurisprudenza come autonoma fonte del diritto è certamente un'affermazione eversiva del sistema. Faccio qualche esempio concreto. La proposta della Lega di riforma della legittima difesa è una ottima proposta, ma anche la riforma del 2006 era un'ottima riforma in materia di legittima difesa. Eppure, secondo la Cassazione, che ha più volte disapplicato quella legge, dal momento che l'interesse leso, cioè la vita, è considerato costituzionalmente, considerato dai giudici costituzionalmente più rilevante di quello difeso, e cioè l'incolumità fisica. Ovviamente con un giudizio ex post, cioè dopo che si è svolto il fatto, e anche se era in atto un'aggressione che non si sa come sarebbe finita. E ancora, stravolgendo l'interpretazione dell'articolo 133 del Codice Penale, che consente di considerare le condizioni di vita individuale e familiare per determinare la capacità a delinquere e quindi per aumentare la pena, la Corte d'Appello di Milano ha dato solo 9 anni di galera al rom che uccise un vigile urbano, perché il contesto di vita familiare caratterizzato dalla frequente commissione di illeciti da parte degli adulti che presidiavano la sua famiglia non avrebbe fornito adeguati riferimenti. Quindi quel giovane non aveva adeguati riferimenti etici, adeguati riferimenti normativi nel suo contesto familiare, quindi solo 9 anni di galera quando ha trascinato per 200 metri quel povero vigile urbano. Tribunale Civile di Milano, sentenza 31 marzo 2016, ha riconosciuto la protezione umanitaria nei confronti anche di migranti economici, con una interpretazione costituzionalmente orientata, solo in parte smentita dalla sentenza della stessa sezione, pensate un po', della stessa sezione dello stesso tribunale del 3 giugno. Quindi con anche un problema di certezza del diritto non irrilevante. È una giurisprudenza creativa, già prima della legge Cirinna contra legem, aveva legittimato la stepchild adoption, legittimazione che è stata in qualche modo consacrata qualche giorno fa dalla Cassazione. D'altro canto, la magistratura nel corso degli ultimi 40 anni ha provveduto a demolire interi settori del diritto penale, legittimando alla luce della Costituzione e a certe condizioni l'occupazione di fabbriche, l'occupazione di edifici privati, l'occupazione di suolo pubblico, l'occupazione di scuole. Ha esteso diritti riservati ai cittadini italiani e comunitari agli stranieri, come per esempio quello di partecipare ai concorsi pubblici. Non parliamo poi del diritto del lavoro, dove ben sapete come la giurisprudenza abbia stravolto molta parte della legislazione. Sulla responsabilità del medico, nel 2012 il legislatore fissa il principio della responsabilità extracontrattuale. La Cassazione ignora questa indicazione, prosegue con la giurisprudenza di una responsabilità contrattuale. Il Tribunale di Milano, dopo la sentenza della Cassazione, disattende la Cassazione e dà ragione al legislatore. E capite che a un certo punto l'operatore, il cittadino, si trova veramente in difficoltà perché non capisce più quale sia il diritto che va applicato. Voglio citare poi, per concludere questa disamina di questi elenco di esempi, una sentenza che a mio avviso è veramente sconvolgente in materia di diritto privato, in materia di diritto civile, che rovescia l'intero sistema privatistico. Cassazione 2106 del 2009. Il giudice è autorizzato a modificare il contenuto di un contratto laddove violi alcuni articoli della Costituzione, in particolare nel caso di specie l'articolo 2, quello sulla solidarietà. È l'autonomia contrattuale in salsa socialista, capite? Io concludo un contratto, il giudice me lo può cambiare, laddove, secondo la sua interpretazione della Costituzione, violi alcuni principi costituzionali. È in crisi lo Stato di diritto, che si basa sul principio della certezza del diritto, affermato fra l'altro anche dall'Unione Europea. Cioè, è in crisi l'idea di un diritto uguale per tutti.
D'altro canto, in nessun paese la magistratura è politicizzata per correnti ideologiche. La politicizzazione è il frutto di un disegno politico di egemonia, di origine gramsciana, e il tutto nasce, badate bene, dalla prima sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza 1 del 1956, relatore un certo Azzariti. Chi era Azzariti? Azzariti era stato il presidente del Tribunale della Razza, aveva collaborato alla stesura delle leggi razziali, era venuto a Milano nel 1942 dicendo: è giusto che gli ebrei e le altre razze inferiori non partecipino ai diritti civili, non abbiano la capacità giuridica. Milano 1942. Poi viene legittimato da Togliatti, diventa il suo capo di gabinetto, quando Togliatti era ministro della giustizia. E con la purificazione togliattiana diventa l'estensore della prima sentenza della Corte Costituzionale, giudice della Corte Costituzionale e poi secondo presidente della Corte Costituzionale, quando De Nicola dà le dimissioni proprio in polemica con il suo indirizzo. In Italia i magistrati non vengono di fatto valutati, disattendendo l'articolo 11 della legge sull'ordinamento giudiziario, e le nomine, come ha riconosciuto anche lo stesso dottor Davigo, procedono per indicazioni di natura correntizia. Che fare dunque? A mio avviso occorre ristabilire innanzitutto la separazione dei poteri. La magistratura ordinaria non è fonte del diritto, la magistratura applica le leggi votate nel Parlamento e solo la Corte Costituzionale può dichiararle incostituzionali e abrogarle. Guardate, questa era la volontà dei Costituenti. L'unica strada per garantire il rispetto della separazione dei poteri è ripensare le modalità di composizione e di funzionamento del CSM. In nessun paese al mondo, guardate, mi sono letto le costituzioni dei paesi principali, in nessun paese al mondo i componenti del CSM vengono eletti da colleghi sulla base di liste politiche. Si devono sradicare le correnti e quindi la politicizzazione della magistratura. I nostri costituenti hanno parlato di giudici come mandatari del popolo. Nel dibattito in assemblea costituente proprio si cita addirittura l'esperienza romana, diceva: è il popolo che emanava le sentenze. Nella tradizione democratica il giudice è un mandatario del popolo, articolo 101. La giustizia viene amministrata in nome del popolo italiano. Hanno persino contemplato i costituenti l'ipotesi di giudici elettivi. Questa soluzione, pur diffusa in molti paesi democratici, penso agli Stati Uniti, sarebbe però in Italia impraticabile, essendovi aree del paese soggette al potere di condizionamento della criminalità. E allora, a mio avviso, si possono fare alcune scelte, una interna al sistema, un'altra più dirompente. Un CSM sul modello francese, che in Italia potrebbe essere diviso a metà, metà di nomina politica, metà automatismi, presidenti più anziani della Corte di Cassazione, ovvero addirittura senza modificare la Costituzione attribuire la sezione disciplinare ad un collegio presieduto sì dal primo presidente della Cassazione, dove però la componente laica, cioè quella eletta dal Parlamento o comunque non nominata dalla magistratura, sia maggioritaria, la componente laica maggioritaria nella sezione disciplinare. In ogni caso, si dovrebbe pensare alla possibilità di messa in stato d'accusa da parte del Parlamento di fronte alla Corte Costituzionale per violazione della Costituzione del singolo giudice. Cioè si dovrebbe pensare che il Parlamento può mettere in stato d'accusa davanti alla Corte Costituzionale il giudice che abbia violato la Costituzione. È l'articolo 101 della Costituzione tedesca, né più né meno la Costituzione tedesca, che parla di soggezione e che parla appunto di questa responsabilità del giudice per violazione della Costituzione. E l'articolo 101 della nostra Costituzione parla di soggezione del giudice alla legge. Quindi, disapplicando la legge, si viola la Costituzione. E, come dicevo, i costituenti sul punto furono chiarissimi. C'è tuttavia una scelta che a me piace molto e che certamente realizzerebbe l'intenzione dei costituenti e meglio garantirebbe l'autonomia della magistratura anche nei confronti del Parlamento e del Governo. E cioè la elezione diretta del CSM da parte del popolo. I componenti siano pure di altissimo profilo, magistrati di Cassazione, professori ordinari di diritto, avvocati cassazionisti, eletti in un collegio unico nazionale con liste non partitiche presentate da 50.000 elettori, almeno 50.000 elettori, sulla base di un programma molto semplice, una paginetta di politica giudiziaria. 15 componenti eletti, poi se si vuole anche 3 che siano membri di diritto, il Presidente della Repubblica, il primo Presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore Generale della Repubblica, membri
eletti 15 che per 10 anni non possano assumere incarichi politici, e a questo CSM spetti la nomina, una vera valutazione meritocratica che tenga conto dei parametri fissati nella legge, le promozioni, i provvedimenti disciplinari. Secondo punto, a mio avviso fondamentale, in nessun paese al mondo la Corte Costituzionale è scelta da magistrati, in Italia addirittura per un terzo. Come hanno chiarito i costituenti, le norme costituzionali sono norme politiche. La Corte è, come hanno ribadito i costituenti, innanzitutto un organismo politico. E allora occorre rivedere le modalità di elezione, un terzo Presidente della Repubblica, un terzo Parlamento, un terzo Regioni. Si dia anche voce alle Regioni. Occorre poi ridefinire i rapporti fra ordinamento italiano e ordinamento europeo. Si ripropone in condizioni diversissime il confronto fra Jefferson e Madison nella fondazione degli Stati Uniti, fra repubblicani e federalisti. La Confederazione è utile, la Unione in questa fase storica è dannosa. Si parla molto della moneta unica, di Maastricht e del regolamento di Dublino. Si parla tuttavia molto poco della Carta di Nizza, che in virtù del Trattato di Lisbona è diventata essa stessa un trattato europeo. Orbene, la Carta di Nizza stabilisce alcuni principi fondamentali che dovranno essere rispettati in tutti gli Stati europei. Si parla non soltanto di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, ma si fissano anche alcuni principi molto concreti. Il diritto d'asilo, per esempio, lì fissato, il diritto a formarsi una famiglia da parte di chiunque, eccetera. Anche diritti sicuramente apprezzabili, come la libertà di credo religioso, di pratica di qualsiasi religione senza alcuna discriminazione. Ma dove sta il problema? Il problema sta che, mentre alcuni paesi hanno preferito escludere la vigenza diretta della Carta di Nizza, per l'Italia si è verificata una situazione opposta. La Corte Costituzionale, con alcune sentenze, ha addirittura riconosciuto un vincolo interpretativo per i giudici italiani alla giurisprudenza della Corte europea. In altre parole, il contenuto della Carta deve essere quello che viene fissato dalla giurisprudenza della Corte europea, un organismo che non ha alcuna legittimazione democratica, nessuna legittimazione popolare. Non solo. Ogni giudice italiano ha la facoltà di far valere direttamente uno dei diritti previsti dalla Carta di Nizza, al posto della legge italiana che fosse con essa confliggente. In altre parole, i giudici possono arrivare a disapplicare la legge. E come è stato sottolineato da Elisabetta Lamarck, ci troviamo di fronte ad una vera e propria bomba d'orologeria pronta ad esplodere, non appena i giudici si renderanno conto di quale formidabile strumento hanno a disposizione per incidere ulteriormente sull'ordinamento italiano di ambito comunitario. E allora, credo che la Costituzione dal punto di vista dei diritti fondamentali sia già più che sufficiente, in ogni caso si deve fissare il principio che per disapplicare una norma nazionale debba essere interessata unicamente la Corte Costituzionale. Contro le nuove oligarchie che pretendono di realizzare uno Stato etico, che stanno mettendo a rischio la democrazia e la sovranità dei popoli, c'è bisogno di una proposta che abbia una visione strategica e uno spessore ideale per ridare centralità alle aspirazioni, ai bisogni, agli interessi dei cittadini. C'è bisogno di un governo del popolo, dal popolo, per il popolo. Grazie.